Ragazzi, noi siamo il paese del casorummo. Oh, non ha capito, siccome c'è nato Salvini a un stabilimento da pasta rummo, gli ha boicotto e ha boicottato tutti, ha capito? Questo è il quoziente intellettivo. Ah no, non si può dire. Perché per il politicamente corretto non si può dire neanche che uno c'ha un quoziente intellettivo basso. Ecco, ora ce so, questa è l'intelligenza emozionale del popolo di sinistra. Cioè, ma vi rendete conto quanta poca intelligenza emozionale? Per un capriccio si rischia di mandare a zampe per l'aria un'azienda. Ecco, questo è uno di quei casi che mi fa vacilla sulla potenza della tecnologia, perché ha la forza di riunire tutti insieme un gruppo di, diciamo, di gente con poca intelligenza emozionale. Non dalla pasta, ma da un elemento minimo di civiltà. Ma che roba è? Ma perché bisogna aggredire un'azienda, i lavoratori? E dico pure, perché devi aggredire un tuo avversario politico per una cosa di questo genere? Cioè, voglio dire, la politica ha una nobiltà anche nello scontro duro, ma nello scontro duro sulle cose, sulle questioni. Tizio la pensa così, Caio la pensa colà, si vota, si decide, vince uno e l'altro si prepara per la prossima volta. Ma questa cosa bestiale per cui devi azzannare alla gola quell'altro, pure se vai in visita a uno stabilimento, è una roba da cretini. Allora, visto che Ragazzi, vi è piaciuto il video? Beh, cosa aspettate? Iscrivetevi al canale!